chiamo Anna Monari, sono nata a Milano nel 1968 e mi sono appassionata alla montagna abbastanza tardi. Ciao, sono Renzo Luzzi, sono una guida alpina. Sono nato a Senigallia, provincia di Ancona, nel 1955. Io mi chiamo Alberto Fantone, vengo da Paesana, Valle Po, sotto ai piedi del Monviso. Sono aspirante guida alpina dal 2005 e guida alpina dalla primavera del 2008. Io mi chiamo Roby Boulard, Roberto per la precisione, e sono nato e vivo in Valpellice, faccio la guida sul territorio della Valpellice soprattutto dal 79 e gestisco un rifugio sempre dal 79. Sono Alberto Paleari, e sono diventato aspirante guida nel 1974 e guida alpina nel 1977. E istruttore delle guide alpine nel 1982. Mi chiamo Andrea Enzio, sono nato in Valsesia, precisamente ad Alagna, Alagna Valsesia, ai piedi del Monte Rosa. Sono diventato guida nel 1991. Sono Lorenzo Cavanna, faccio la guida alpina da circa 9 anni. Sono una guida nomada perché vivo al mare. Sono nato a Savona. E adesso mi sono trasferito a Finale Ligure dove posso tutti i giorni praticare l'arrampicata sportiva. Sono Alberto Re, vivo a Bardonecchia dove ho iniziato la mia attività di guida alpina. Vivo con la mia famiglia e con due figli e quattro nipotini. Sandro Gonia, sicuramente i miei colleghi mi conoscono meglio con il nome di Tato. Io sono Gianni Lanza, sono nato a Biella e sono guida dal 1983. Buongiorno, mi chiamo Stefano Dalla Gasperina, abito Isiglio, in provincia di Torino. Sono Carlo Gabasio, guida alpina, nato a Biella, vivo a Biella da 50 anni. Quest'anno ho avuto la fortuna, tra virgolette, fortuna di compiere mezzo secolo e da quasi 20 faccio la guida alpina. Io sono arrivata in Valsesia come ingegnere. Quello che mi ha portato a fare la guida sia più che altro il desiderio di condividere questa passione. Grazie ai miei genitori, a mio papà, ho fatto il classico emigrante proprio con la valigia, il camion, e siamo venuti a finire in Piemonte. Praticamente sono cresciuto in mezzo alle montagne. La motivazione per cui ho deciso di intraprendere questa attività risale dall'infanzia, quando con i miei genitori andavo a fare delle escursioni nelle mie valli, nelle valli attorno al Monviso. Durante i corsi guida la difficoltà più grossa che ho avuto veniva da me, perché avendo una bambina relativamente piccola, lavorando come ingegnere e quindi avendo meno tempo a disposizione per l'allenamento e quant'altro, ero molto insicura. Non, ero la prima a non crederci, per cui ho subito assunto un atteggiamento molto aggressivo anche nei confronti degli istruttori e quant'altro, che mi hanno subito bastonato. Credo che questa passione invece l'ho sicuramente avuta in eredità dagli amici di Alagna. E nel 77 mi sono ritrovato a fare una stagione alla capanna Gnifetti e i turni alla Margherita, e questo io avevo allora 18 anni, mi ha messo praticamente subito a contatto con le guide vere. Non sono diventato guida per fare la guida, non avevo nessuna intenzione di fare la guida, l'ho fatto solo per avere la patacca. Posso dire che fin da piccolo in casa ho sempre visto girare ramponi, picozze e gente vestita da montagna partire, tornare. Vuoi come guida alpina partiva specialmente mio padre o spesso anche partiva per dei soccorsi. Da piccolo speravo in una vita avventurosa perché nei giochi da ragazzo ero portato a fare il cowboy e l'indiano. Mia mamma ha deciso di indirizzarmi, diciamo, a una formazione, diciamo, a
ad imparare il sistema, le manovre di sicurezza per muoversi in montagna con una certa tranquillità, e mi ha iscritto a un corso di alpinismo del CAI, cui peraltro i docenti erano delle guide alpine. Non è stata una scelta così particolarmente determinata da miei desideri, ma è stata un po' una scelta condizionata da consigli. Conoscevo Bruno Tognolo, responsabile del soccorso alpino, guida alpina, il quale mi spingeva verso questa professione. Ho avuto la fortuna che i miei genitori mi hanno dato la libertà di poter scegliere quello che più mi piaceva, e quindi a 22 anni mi sono diplomato poi aspirante guida e ho dato subito tutto quello che potevo nelle mie energie per tentare di fare questo lavoro a tempo pieno. Quindi dopo aver lavorato in fabbrica e vedere le montagne attraverso le finestre della fabbrica o dell'ufficio, il pensiero di trasformare una passione in una professione è saltato sicuramente in primo piano nelle mie idee. Prima di fare la guida alpina ho avuto diversi percorsi, più o meno sempre legati comunque ad un rapporto con il pubblico, che mi hanno sempre portato a contatto con le persone, a comunicare, a dover, per modo di dire, essere a contatto con il pubblico, che ritengo uno degli aspetti più seri e più importanti dell'attività della guida alpina. Sicuramente per certi tipi di attività la potenza non è quella di un uomo, per cui potrei essere sfavorita. È anche vero che nel lavoro che di solito è portato a svolgere una guida non serve fare l'8A. Con le persone, i rapporti intimi con le persone, i rapporti sentimentali, a volte sono messi abbastanza a dura prova. Io difatti ho due separazioni alle spalle, forse, non so se grazie al mio lavoro, o per motivo del mio carattere, non lo so questo. Non. Pur abitando in una zona di montagna conosciuta, di grande prestigio, noto che nel mio paese molti non sanno nemmeno che cos'è una guida alpina, i miei coetanei, ma anche le persone più anziane. La Valpellice è una valle che negli anni 60 è stata legata a doppio filo alla realtà della Fiat. Direi che la maggior parte dei nostri colleghi e dei miei coetanei, degli abitanti della Valpellice della mia età, siamo figli della Fiat. La prima cosa che ho fatto, ho comprato una pagina della rivista del CAI, una pagina intera, e ho scritto su tutta la pagina il mio nome, Alberto Paleari Guida Alpina, sarà stata scritta 200 volte, e sotto il mio indirizzo, basta. Ci vuole un attimino di fantasia per creare, basare la propria vita, la propria esistenza sul mestiere di guida alpina. Ho cominciato a fare queste proposte in alta montagna predisponendo dei programmi. Le persone che mi seguivano dovevano seguirmi su dei 4.000, poi su dei 5, dei 6.000, per arrivare poi a salire un 7.000. Diciamo che la professione è stata lunga, per me quest'anno è il 25esimo anno di esercizio di questo lavoro, e amo molto questo lavoro, non posso quasi definirlo un lavoro, in quanto molte volte mi soffermo a pensare che se non avessi questo forse la mia vita non so che senso potrebbe avere. Questa professione mi ha dato anche la possibilità di vedere molti paesi, accompagnando appunto amici in giro per il mondo. Ecco, una cosa che mi piacerebbe coniare è una parola che eviti di chiamare clienti le persone che portiamo in montagna. Non so se esiste, i medici chiamano pazienti i loro clienti, ecco, le guide alpine chiamare pazienti i loro clienti non va bene, però mi piacerebbe magari che qualcuno ci pensasse su e trovasse una parola per cambiare questa brutta di clienti.